Ancora uno schianto lungo il tratto aretino della 1, un incidente tra una moto con a bordo due persone ed un furgone. L'autostrada del Sole, a seguito dell'impatto, è rimasta chiusa per diverse ore con lunghe code fino a 10 km. È successo all'altezza del chilometro 337 all'uscita Valdarno in direzione nord questa mattina poco dopo le 11. Due le persone rimaste ferite nello schianto, si tratta di una donna di 43 anni e di un 46enne. Erano in la moto quando sono finiti rovinosamente a terra. Lei è stata trasferita dai sanitari del 118 all'ospedale della Gruccia in codice giallo, l'uomo invece è stato portato con Pegaso alle Scotte di Siena in codice rosso. Sul posto automedica, due ambulanze della Croce Bianca, polizia stradale e vigili del fuoco.